che l'interpellato, in questo caso presente il consigliere Dall'Asta e l'assessore Biancani che deve rispondere alle interpellanze, procederei subito, visto che l'assessore mi ha chiesto di procedere subito perché ha diversi impegni istituzionali che lo coinvolgono nel pomeriggio, di procedere in questa fase dedicata anche alle interpellanze. Accertamento su fosso dei condotti e interventi previsti. Il sottoscritto consigliere comunale, considerato che ho avuto segnalazione da alcuni residenti della zona di Muraglia, in particolare nell'area tra via Poliziano e via Alberti, lungo il fosso dei condotti, che la quantità d'acqua raccolta da tale fosso è aumentata negli ultimi tempi. Come ho potuto accertare io stesso recandomi in loco, l'ingente quantità d'acqua che scorre a confine con i terreni dei fabbricati posti in tale zona sta danneggiando le recinzioni di alcuni muretti posti a confine. Sempre durante il sopralluogo ho potuto verificare che più a monte, lungo la strada dei condotti, esistono alcune tubazioni che scaricano acqua in maniera massiva su tale fosso. Come riferito da alcuni residenti, la quantità di acqua sembra essere aumentata in concomitanza con i lavori dell'allargamento stradale. Allargamento autostradale. Tale fosso, in corrispondenza di via Poliziano, subisce una riduzione di sezione, dato che più a monte è stata effettuata la normale manutenzione e pulitura. Tale fosso naturale, durante le precipitazioni piovose, raccoglie un'ingente quantità di acqua e che spesso, in prossimità degli orti e dei fabbricati, esonda, creando danni e rendendo insalubre l'intera area. Tutto ciò premesso, si chiede al Sindaco e alla Giunta di verificare la reale provenienza del volume di acqua che si riversa sul fosso dei condotti. Quali interventi sono previsti sul fosso dei condotti, in particolare sul tratto tra via Poliziano e via Alberti, e l'importo della spesa prevista, di informare gli uffici preposti la risoluzione di tale problematica, ciascuno per la loro competenza. Questa non è un'interpellanza, è un'interrogazione, perché l'interpellanza pone dei quesiti con anche delle ipotesi di soluzione. Invece l'interrogazione ha solamente come formula scritta interroga su quella questione specifica o più questioni specifiche. Se l'assessore Biancani vuole rispondere, prego. Sì, grazie Presidente. Consigliere, innanzitutto le rispondo, ovviamente ho chiesto la risposta scritta agli uffici. Le dico subito che proprio quel fosso, proprio qualche settimana fa, è stato oggetto di una polemica contraria, cioè la polemica si è concentrata sul fatto che quest'anno l'amministrazione comunale, devo dire insieme all'ottima collaborazione che abbiamo instaurato con il consorzio di bonifica, aveva tagliato troppo, cioè aveva pulito troppo il fosso. Ovviamente il fosso non è stato pulito completamente, ma solamente una parte di questo, perché lungo il fosso dei condotti abbiamo delle zone che sono recintate, quindi, come dire, non è possibile raggiungere con un mezzo meccanico le sponde del fosso, ma si è costretti a fare un intervento di tipo manuale. Quindi abbiamo chiesto comunque al consorzio di bonifica di prevedere, insieme ovviamente all'amministrazione comunale, cioè al centro operativo, di prevedere questo intervento manuale, che quindi richiede dei tempi superiori rispetto a quello che si può fare con un mezzo meccanico. Comunque procedo con la lettura della risposta. Considerate le precipitazioni meteoriche registrate negli ultimi mesi, l'intero reticolo idrografico presente all'interno del territorio comunale è interessato da consistenti apporti idrici. I terreni di ambito rurale, vedi Ginestreto, Pozzo Alto, Villa Ceccolini, via Madonna dei Mazza, sono completamente saturi di acqua, spesso affioranti lungo le dorsali, con frequenti movimenti franosi e smottamenti, e quindi impossibile al momento affermare con certezza la previsione del volume di acqua, cioè in area Piemonte presente l'acquedotto romano, ma non si può al momento esprimere alcun collegamento tra la quantità, l'aumento dell'acqua presente nel fosso e i lavori di autostrade, perché comunque quest'anno abbiamo avuto una situazione sicuramente non normale dal punto di vista delle precipitazioni, dimostrato dal fatto che abbiamo diverse strade, diverse, come dire, franate per la quantità d'acqua che si è verificata durante quest'anno. Lungo il fosso dei condotti, nei tratti a monte dell'area della indicata, cioè tra via Poliziano e via Alberti, sono stati effettuati consistenti di interventi di ripulitura e ripristino della sezione idraulica a cura del consorzio di bonifica, insieme ovviamente agli operai del centro operativo. Nel tratto tra via Poliziano e via Alberti è stata richiesta la disponibilità del consorzio di bonifica delle Marche per un eventuale e manuale
intervento manuale di esportazione della vegetazione e ripulitura dell'alveo, in quanto, data la particolare conformazione dei luoghi, ove le recinzioni di privati frontisti sorgono a ridosso dell'argine del fosso, è impossibile intervenire con mezzi meccanici. È stato inoltre richiesto, ovviamente, alla provincia, che è l'ente competente per la verifica e il controllo, in tema di polizia idraulica, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 13 del 99, di effettuare una verifica circa la presenza di recinzioni private presenti immediatamente a ridosso dell'argine, potenzialmente pericolose in caso di crollo dei muri di recinzione all'interno dell'alveo. Quindi, come dire, noi stiamo facendo il possibile per pulire i fossi, però ci troviamo di fronte a situazioni a volte di manufatti che in qualche modo anche non autorizzati, e quindi occorre prima procedere a far rimuovere i manufatti e poi dopo ovviamente procedere con la pulizia del fosso. Se vuole le lascio anche la risposta scritta. Grazie consigliere. Bene, se si vuole prenotare il consigliere dall'asta per soddisfazione o meno della risposta. Sì, ringrazio Presidente, ringrazio l'assessore Biancani. Preciso che la mia interpellanza, cioè al momento del deposito dell'interpellanza, la parte a monte del fosso dei condotti ancora non era stata pulita. Dopo ho preso atto che il consorzio di bonifica insieme all'ufficio manutenzioni hanno preso in mano la situazione, quindi ho notato in effetti che hanno tagliato qualche pioppo eccetera eccetera, quindi questo va bene. C'è un discorso per quanto riguarda l'aumento dell'acqua che è presente in questo fosso. In parte l'ho risolto io, perché il tubo che butta questa grande quantità di acqua che rimane a monte di via Poliziano, quindi diciamo le prime due o tre curve, dopo le prime due o tre curve di via dei condotti, c'è questo grande tubo di dimensioni da 160 circa che butta acqua, e mi è stato detto che la Marche Multiservizi aveva fatto un allaccio al vecchio acquedotto romano per diciamo disperdere l'acqua in esubero che d'inverno non va agli stabilimenti balneari. Questo è troppo pieno. Quindi questo problema è risolto. Chiaramente in concomitanza con i lavori della 14 i residenti hanno lamentato il colore dell'acqua che veniva giù dal fosso, era di colore grigio, grigiastro, misto a sabbia eccetera, quindi si sono allarmati, perché chiaramente adesso sembra che questo fenomeno si sia arrestato, quindi probabilmente con i movimenti di sbancamento si era... Invece mi preme, per quanto riguarda via Poliziano, segnalare il fatto che il fosso attualmente è stato pulito in maniera corretta ed ha una sezione anche abbastanza ampia prima di via Poliziano. Anche dopo via Poliziano è ampio perché è stato cementato, quindi diciamo che riceve in maniera adeguata l'eventuale acqua delle precipitazioni. Però in via Poliziano c'è una strettoia che un po' è dettata dalle proprietà, quindi abbiamo recinzioni a destra e a sinistra, e il fosso lì in effetti quando viene giù la fiumana va a invadere le proprietà e crollano muri, muretti, cose. Il pericolo non è per la gente, perché non è che la gente è sotto nel fosso, quindi, però è chiaro che se si riuscisse a prevedere, siccome non è lunga questo tratto critico, se si riuscisse a prevedere in futuro anche un eventuale intubamento o se puliamo chiaramente andiamo a invadere, cioè andiamo a togliere le proprietà, perché lì proprio siamo a filo. È tutto qua. Grazie. La seconda interpellanza, la risposta orale, sempre a firma del consigliere Dall'Asta e che vede come interlocutore sempre l'assessore Biancani, recita così. Considerato che la foce del fiume Foglia risulta ormai quasi ostruita dai detriti, lignei, fanghi e ghiaia, che tale condizione del corso d'acqua può favorire fenomeni di esondazione con danni a persone e o a cose, oltre a rendere difficile la navigazione ai natanti, che il muletto realizzato alcuni anni fa versa in condizioni pessime e risulta impraticabile soprattutto dopo l'ultima ondata di maltempo risalente al 5-6 febbraio e settimana successiva, che ha danneggiato inoltre le scogliere dei moli primo e terzo, abbassandoli vistosamente.
che la mancanza di manutenzione del fiume favorisce durante gli eventi piovosi la discesa a valle di numerose piante, arbusti e detriti che si depositano lungo il corso e nelle spiagge. Tutto ciò premesso, si chiede al Sindaco e alla Giunta se sono stati chiesti fondi alla Regione per la sistemazione del moletto danneggiato e delle scogliere a protezione del primo e terzo molo. Se sono previsti interventi sulle scogliere del primo e terzo molo e sul moletto della Baia Flaminia. Se sono previsti interventi di pulizia della foce del fiume e del suo corso più a monte. Se c'è in previsione uno studio risolutivo per il problema riguardante la formazione ormai annuale della barra di foce. Risponde l'assessore Biancani. Sì, grazie Presidente. Consigliere, per quanto riguarda gli interventi del molo a cui lei si riferisce, noi quando abbiamo fatto la richiesta dei danni, cioè nel mese di febbraio, ovviamente abbiamo inserito anche che di circa 3.200.000 euro. Abbiamo inserito, oltre alle scogliere di Ponente, di Levante, di Sottomonte, abbiamo inserito ovviamente anche sia il molo della Vallugola e abbiamo inserito ovviamente anche il molo giù di Baia Flaminia, oltre ad alcuni interventi nella fosse 6 ore. E per quanto riguarda l'intervento sulla foce del fiume Foglia, poi dopo leggerò anche la risposta, però o domani o al massimo il prossimo lunedì, in base alle condizioni meteo, abbiamo previsto un lavoro, anzi pur minimo, di apertura della foce del Foglia con la rimozione di una parte della barra di foce che si è formata, cioè del tappo di ghiaia che si è formato. Quindi diciamo che a giorni, se non domani mattina, interverremo, anche se non, come sapete, non è possibile esportare il materiale per un problema di legge regionale, ma dovremo in qualche modo spostare la ghiaia presente. E anche qui interverremo a giorni. Per quanto riguarda la pulizia dei tronchi, sia in corrispondenza del ponte di Baia Flaminia, sia in corrispondenza del ponte della Statale che di Porta Rimini, sia del ponte della Ferrovia, erano presenti grossi ammassi di legno che in qualche modo sono venuti giù con il fiume, e questo è competenza del Comune. Stiamo finendo l'intervento e stiamo ripulendo tutta la massa di legna che si era in qualche modo, che andava a spingere lungo i piloni dei fiumi. Quindi, quello che garantisco è la massima attenzione nei confronti di un tema che è quello ovviamente del fiume Foglia, della pulizia degli argini e della pulizia della foce, per quanto ovviamente di competenza. Adesso comunque mi presto anche a leggere la risposta da parte degli uffici, che mi dicono che in riferimento all'interpellanza in oggetto si comunica che in base all'articolo 16 della legge regionale 13 del 99 sono conferite alle province le funzioni amministrative di incompetenze che erano regionali concernenti alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche e di pronto intervento idraulico, nonché la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti in ambito demaniale idrico, mentre sono conferite ai comuni i compiti di pulizia degli alvei, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua nei centri abitati. Quindi la gran parte degli interventi nell'argine del fiume non sono di competenza, cioè nella foce del fiume, non sono di competenza dell'amministrazione perché ci troviamo in un'area demaniale. In esecuzione a tali disposizioni legislative, il Comune di Pesaro effettua periodicamente, a seguito di interventi meteorologici avversi, come recentemente avvenuto, l'asportazione dell'alveo fluviale in ambito urbano di legnatico depositato, oltre all'asportazione di alberature pericolanti, in particolare in prossimità dei ponti e percorsi ciclopedonali sfondati, praticamente quello che le ho appena detto. Conseguentemente alle disastrose mareggiate verificatesi il 5 febbraio 2015 e ripetutesi nel mese di marzo, con nota del protocollo 186-74 del 5 marzo 2015, è stata inoltrata alla Regione Marche una richiesta plurima di contributi per far fronte all'emergenza lungo l'intera costa pesarese, da Vallugola a Fosso 6 Ore, comprendendo anche le scogliere e il moletto della foce del fiume Foglia, per un importo complessivo di 3.240.000 euro. Lungo il moletto in sponda sinistra, idrografica del Foglia, sono stati effettuati interventi d'urgenza consistenti nell'asportazione a mezzo di escavatore girevole di ingenti quantità di legnatico, ammassato in alveo e conferito in discarica unitamente all'ammasso di detriti e legnatico ammassato lungo la spiaggia adiacente a Baia Flaminia. Cioè, oltre a questo abbiamo fatto comunque un grosso intervento, sempre tramite il marketing di servizi, di asportazione di tutto il legname che si era depositato lungo la costa e quindi nelle spiagge. Questo già da qualche giorno dopo, devo dire, il marketing multiservizi è stato celere da questo punto di vista per intervenire per la rimozione, tanto che gli stabilimenti di Baia Flaminia sono i primi che erano nelle condizioni di poter aprire il proprio stabilimento. Per quanto riguarda
lo dico dopo, un'altra cosa. Nel corso Piemonte della foce del fiume Foglia sono stati affidati interventi del Consorzio di Bonifica delle Marche per la pulizia dell'alveo e l'asportazione di ammassi di legnatico nei tratti tra il ponte della Statale e il Ponte Vecchio, di un tratto di 1200 metri tra il Ponte Vecchio e il Ponte di Via Ponchielli, e la pulizia del fosso affluente a destra del fiume, località chiusa di Ginestreto, cioè oltre al fiume abbiamo comunque pulito il fosso laterale. Sono stati inoltre conferiti in appalto, dietro autorizzazione della provincia e già eseguiti, i lavori di rimozione di alberature pericolanti già crollate in prossimità della chiusa di Ginestreto, lungo la pista ciclabile dell'IFI e nel tratto compreso tra l'Ipre e il ponte ferroviario. E infine è programmato il taglio annuale periodico della vegetazione lungo gli argini del tratto fra il ponte di Via Ponchielli e il ponte ferroviario. Quindi comunque abbiamo fatto un'analisi, verificato tutti quelli che erano gli alberi pericolanti e abbiamo provveduto la rimozione fino alla chiusa di Ginestreto. Per quanto concerne invece il lavoro del foce, trattandosi di interventi di gestione di pronto intervento idraulico di competenza provinciale, è stato concordato un intervento nei prossimi giorni per la parziale rimozione dell'ammasso di ghiaia che rende difficoltosa la navigazione delle imbarcazioni da diporto fino ai pontili, concedendo un contributo di 3.000 euro alla provincia per sopperire le insufficienze di disponibilità economiche. Quindi, siamo fatto un incontro, la settimana scorsa ho organizzato un incontro insieme alla provincia, abbiamo verificato la disponibilità economica della provincia, si trova in grosse difficoltà come ovviamente sapete, abbiamo quindi deciso di fare un intervento congiunto dove la provincia gestisce l'affidamento del servizio a una ditta e noi in qualche modo paghiamo questo affidamento, anche perché i mezzi del comune non sono idonei per fare quel tipo di intervento. I mezzi della provincia attualmente sono tutti impegnati nelle strade provinciali per le frane che ci sono state e quindi abbiamo dovuto fare un intervento congiunto mettendo un pochino di risorse anche noi per dare una mano, per quindi rendere accessibile le barche nel fiume Foglia, ma anche per rendere più funzionale la foce del fiume Foglia per eventuali piene d'acqua. Dall'altra parte vi comunico, dato che sono qui, al Consiglio Comunale, che per quanto riguarda invece i ripascimenti, avevo detto l'altra volta che noi faremo un intervento d'urgenza la prossima settimana, cercando di portare quelle 5 attività che hanno un dislivello di oltre un metro e mezzo tra il piano dell'attività e il piano spiaggia, quindi non riescono ad aprire le proprie attività e quindi stanno aspettando il nostro intervento, porteremo a quelle 5 concessioni la sabbia che gli permette di poter scendere dal bar per poter andare in spiaggia, perché oggi abbiamo oltre un metro e mezzo di dislivello. Quindi questo è un intervento d'urgenza che faremo la prossima settimana. Per quanto riguarda invece il normale ripascimento, dove il Comune, non so se avete letto sulla stampa, ho finito per dirvelo oggi, dato che l'argomento c'è, il Comune sta comunque procedendo, ha già approvato il progetto il 27 di aprile per i ripascimenti e sta predisponendo la gara in via d'urgenza per poter comunque provvedere quanto prima anche al ripascimento che si fa tutti gli anni, che normalmente si faceva con i fondi della quella regione, che quest'anno invece siamo costretti in grossa parte a fare con i fondi dell'amministrazione comunale in via d'urgenza. Grazie. Bene, la risposta di soddisfazione o meno a Dall'Asso. Grazie Presidente. No, ringrazio l'assessore Biancani per la prontezza anche degli interventi e delle risposte. E volevo solo fare una precisazione per quanto riguarda la barra di foce, perché secondo me è un mio parere, adesso io non sono un tecnico idraulico, però secondo me la barra di foce si forma ormai perché con la realizzazione dei nuovi moli l'uscita del Foglia è rimasta arretrata rispetto al resto delle strutture, quindi nei casi di bora o di levante, cioè di mare, di bora o di levante, la ghiaia che viene giù dal fiume viene bloccata dalle onde che si rompono proprio in quel punto. Infatti se si va giù si vede che l'impatto tra le onde del mare e la piena del fiume è proprio nel punto in cui si forma la barra di foce. Quindi secondo me in futuro sarà indispensabile prolungare l'uscita del Foglia di 30-40 metri, prolungando il moletto che adesso è un po' dissestato e il terzo, quello che viene chiamato il molo di Momo, prolungarlo fuori in modo che le onde non impattino direttamente con... Oltretutto si eviterebbe che la piena andasse, nei casi di vento di levante di scirocco, andasse nelle spiagge di Baia Flaminia. Grazie.
Bene, visto che le interpellanze sono state espletate, a questo punto, vista la presenza del numero legale, così a occhio, chiedo al segretario generale di procedere all'appello e poi dichiarare aperta la seduta se c'è il numero. Aspetti, no, devo dare. Prego. Alessandrini Federico, Amadori Cristina, Andreolli Dario, Barbanti Ilaro, Bartolucci Luca, sì. Bassi Edda, Bettini Alessandro, Ceccaroli Cinzia. No, no, Bettini Alessandro non c'è. No, no. No, ma non dovete rispondere. Non dovete sì. rispondere voi perché non cambia niente. Quando esatto. entra viene presa la presenza all'ingresso, però è la presenza in aula, perché altrimenti anche Ilaro era entrato e lì fuori che parla, però non è presente al momento dell'appello. Dopo poi cambia nulla, Anna. Cecchini Alessandra, Coraducci Gerardo, sì. Crescentini Roberta, Dall'Asta Giovanni, sì. Demidio Silvia. Falcioni dico Stefano, io una cosa. Fraternali Francesca, Giacchi Remo, Manenti Davide, Minucci Marco, Montesi Lorenzo, Nobili Andrea, Fagnini Alessandro, Panicali Chiara, Pazzaglia Fabrizio, Perugini Marco, Pozzi Riccardo, Remedi Francesca, Renzoni Bezziccheri Anna Maria, Ricci Matteo, Rossi Carlo, Santini Massimiliano, Signorotti Milena, Terenzi Silvia, Vitali Giulia. C'è il numero legale, Presidente. Constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Nomino gli scrutatori nelle persone di Rossi, Vitali e Giacchi. Poi se si dovessero assentare verranno sostituiti. Ah, per questo? È vero, è vero, è vero, abbi pazienza. Non sapevo di questa cosa. Allora, cambiamo. Anna Renzoni, scrutatrice. Quindi, scrutatori Rossi, Vitali e Renzoni. Devo comunicare che la consigliera Silvia De Midio è stata molto cortese, mi ha chiamato questa mattina, è impossibilitata per motivi di salute, una febbre che le impedisce di poter partecipare a questo consiglio, e le abbiamo mandato i nostri auguri per una pronta guarigione. Se non ci sono comunicazioni a questo punto passiamo subito al punto principale del nostro pomeriggio, con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014. Relaziona l'assessore Antonello Delle Noci. Ringrazio la dottoressa Speranzini per la sua presenza qui con noi. Sì, sì, io infatti. Ecco, perfetto, avevo detto se c'erano delle comunicazioni. Prego. No, 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 non ti preoccupare. Prego, sindaco. Il sindaco vuole fare una comunicazione. Prego. Sì, no, se non altro per informare tutto il Consiglio e poi per capire se possono essere invitate le commissioni come abbiamo fatto in altre occasioni. Abbiamo convocato per l'11 di maggio, che è un lunedì, una giornata di lavoro, l'abbiamo chiamata Stati Generali del Centro Storico. L'obiettivo è ovviamente fare una discussione approfondita sul centro, alla luce anche dell'incontro che era stato fatto con i commercianti, dove era stato protagonista sia la commissione che l'assessorato di Belloni, perché alla luce di quell'incontro e alla luce di una serie di elaborazioni che abbiamo sviluppato in questi mesi, vorremmo nella giornata dell'11 provare a definire, l'abbiamo chiamato una sorta di piano strategico del centro storico, master plan del centro storico, nel quale inserire non solo alcuni interventi che abbiamo previsto, ma in generale la strategia che vorremmo sviluppare, facendola diventare una giornata ovviamente di illustrazione, ma anche di ascolto, di contributi, perché ovviamente anche i contributi e l'ascolto non finisce mai, la prima parte l'abbiamo fatta, lì cercheremo di illustrare
quello che vogliamo fare, ma anche cercando di ascoltare, di avere contributi sia interni che esterni, anche di professionisti, di singoli cittadini che vogliono darci indicazioni o darci dei pareri su quello che andremo ad illustrare. Quindi mi sembrava giusto comunicarlo. Questa metodologia l'abbiamo svolta sulla sanità, l'abbiamo svolta sul turismo, in questo caso lo svolgiamo sul centro storico. Periodicamente vorrei costruire degli appuntamenti di questo tipo che servono a dare una cornice dentro la quale poi sviluppare progetti sia di breve termine ma anche di medio lungo termine. Quindi volevo avvisare il Consiglio di questo e faremo il possibile per coinvolgere, magari anche convocando più commissioni possibili, sicuramente quelle di stretta competenza. Bene, grazie Sindaco. Volevo anche comunicare, visto che abbiamo riaperto la fase delle comunicazioni, che mi ero dimenticato di dire che il Vice Sindaco, Assessore Vimini, è in questo momento in Sala Rossa e quindi ci raggiungerà appena finisce la sua una riunione che era stata convocata. Quindi la parola, dicevo, all'Assessore Delle Noci e poi ringrazio la Dottoressa Sperazzini per la sua presenza e qui eventualmente sempre a disposizione per eventuali richieste e domande. Prego, Assessore. Grazie Presidente. All'attenzione del Consiglio Comunale oggi è il bilancio consuntivo dell'anno 2014, un anno che ha visto anche il cambio dell'amministrazione e quindi è frutto e figlio, come si diceva stamattina in Commissione Bilancio, del risultato della precedente amministrazione, quindi delle politiche, ma anche i primi risultati delle scelte politiche di questa amministrazione. È evidente che è il momento finale di un percorso economico che riguarda il Comune e arriva dopo quello che è stato visto e revisionato durante il riequilibrio di settembre e durante l'assestamento di novembre. Ma quest'anno sconta un aspetto in più, che dal 1 gennaio del 2015 è in vigore l'armonizzazione dei sistemi contabili, che ha visto tutte le amministrazioni comunali rivedere tutta quella che è la parte di residui attivi e passivi contenuti nel bilancio dei comuni e che quindi ha prodotto alcuni importanti risultati che andremo ad analizzare successivamente. Ma partiamo da quello che è l'aspetto del bilancio consuntivo che evidenzia alcuni elementi importanti. Partendo dalle entrate correnti, il comune di Pesaro diventa sempre più autonomo rispetto ai trasferimenti statali, parliamo dell'89,33%, e quindi da questo punto di vista è evidente che deve riuscire, come del resto è la volontà del governo, a farcela sempre più in maniera autonoma. E da un punto di vista delle entrate tributarie si segnalano alcune maggiori e dei minori entrate dal punto di vista tributario. Per quanto riguarda l'imposta municipale propria, si registra da una parte un aumento di 329.532 euro, ma di fatto questa maggiore entrata trova conseguentemente una corrispondente minor trasferimento da parte dello Stato, perché è la partita dell'IMU dei terreni agricoli. Visto il pastrocchio, lo chiamo così, che il governo ha fatto su quella partita, sono stati considerati e tagliati direttamente dal fondo di solidarietà da parte dello Stato, quindi ininfluente per la parte del bilancio. Si registrano sul recupero di evasione 32.277 euro rispetto all'importo definitivamente previsto di 350.000 euro, ma sottolineo che sono stati accertati emessi avvisi di accertamento per 1.550.000 euro. Come dire, il consuntivo è minore rispetto a quello che era stato preventivato nel recupero evasione, ma molto più ampio è la parte di accertamenti emessi e che quindi dovranno essere riscossi negli anni successivi. Per quanto riguarda le minori entrate, si segnalano invece minori entrate della TASI per più di 500.000 euro, 501.603 rispetto alla previsione di bilancio che era di 10.500.000 euro. 53.000 euro in meno di imposta di soggiorno, colgo l'occasione per comunicare che per il 2015
e quindi l'imposta di soggiorno partirà, quello che è stato l'allineamento, da luglio e non da giugno. Da questo punto di vista la tassa di occupazione spazi ha visto una riduzione da 900 a 800 mila euro compensata dal corrispettivo viaggio e la minore entrata, come si citava prima, che abbiamo sul fondo di solidarietà comunale dal comparto dell'agricoltura. Le entrate extratributarie segnano, accertate, sono 18 milioni e 268 mila euro. Ma la parte su cui, mentre per i trasferimenti abbiamo un'ulteriore riduzione di 321 mila euro da parte dello Stato. Ecco che allora si arriva un po' a quello che è la parte dell'avanzo. Un avanzo che quest'anno trova il suo risultato a seguito dell'armonizzazione contabile. Armonizzazione contabile che ha fatto emergere nella ripulitura di quelli che sono i crediti attivi e passivi, quelli che vengono definiti in termine pubblico i residui attivi e passivi, un avanzo molto importante. Un avanzo però che era già presente all'interno del nostro bilancio, perché da questo punto di vista era già stato vincolato nella parte delle spese in conto capitale. Ecco che allora, nel descrivere esattamente la nostra nuova composizione dell'avanzo, che arriva a 38.582.688, la parte più importante rispetto ai 16 milioni di euro che ci portavamo dietro arriva dai minori residui passivi accertati per 23.840.000 euro. Pertanto il risultato di esercizio, grazie o a causa dell'armonizzazione contabile, è di 25.777.000, che porta l'avanzo di amministrazione a 38 milioni di euro, a 38.582.688. Su questo argomento mi fermo perché è necessario un'analisi politica e non solo economica di quello che è l'avanzo dell'amministrazione. Intanto, attraverso l'armonizzazione contabile, una larga parte dei comuni d'Italia si trova nella difficoltà di chiudere, nel ripulire i residui attivi e passivi, con un disavanzo, tant'è che il governo ha permesso ed è intervenuto lasciando la possibilità ai comuni di spalmare il disavanzo che emerge dalla ripulizia dei debiti e crediti del passato per i prossimi 30 anni. E una nota ANCI comunica che, e lo vedremo però dopo questi giorni, l'approvazione effettiva nei consigli comunali, che 7 comuni su 10 rischiano di chiudere in disavanzo, motivo per cui è stata messa questa norma. Al contrario, nel comune di Pesaro emerge invece una virtuosità, un avanzo milionario, 38 milioni, ma qui emergono le criticità da questo punto di vista, perché è ingiustificato oggi mantenere un patto di stabilità identico e uguale rispetto ai comuni che sono virtuosi, come il nostro, ma ce ne sono altri. Prendo perfino il comune di Fano, mi pare di avere letto che ha un avanzo di più di 25 milioni di euro, così come altri comuni sono sicuramente nella nostra condizione virtuosa, di avere un avanzo, quindi soldi dei cittadini, che sono e devono essere disponibili. Ecco che allora il governo, che ha allentato quest'anno il patto di stabilità per una parte, sicuramente non l'ha fatto abbastanza. È chiaro che servirà un'azione politica molto forte per cercare di andare a differenziare. Lo dico perché una parte fondamentale di questi 38.580.000 euro, quasi 30 milioni, sono vincolati a investimenti. Ed è evidente che è in quella parte che dovremo andare ad intervenire, ed è evidente anche dalle strade, come dire, sono il primo a dirlo, ma sono sicuro che condividete l'intervento necessario da un punto di vista di manutenzione e di investimento. Ecco che allora l'unione di comuni deve riuscire ad essere una delle soluzioni ipotetiche o messe in campo, non ipotetiche, anzi reali, che possano permetterci di utilizzare l'avanzo, perché non è assolutamente possibile poter avere questo tipo di avanzo. Dico che viene evidenziato nell'armonizzazione contabile questo dato molto importante, ma che avevamo comunque già all'interno del nostro bilancio nella parte in conto capitale, ma attraverso questa norma dell'armonizzazione contabile si rende evidente quello che è stato l'avanzo. Una cosa molto importante è che la nuova norma fissa anche, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio Comunale, il riaccertamento di quello che è l'avanzo da parte della Giunta, e quindi la Giunta si terrà immediatamente dopo il Consiglio Comunale.
l'abbiamo interpretata alla lettera, cioè nella stessa giornata di approvazione, in verità probabilmente anche i giorni successivi si sarebbe potuto provvedere. Però mi sembra importante dare lettura al Consiglio Comunale prima ancora che la Giunta che si riunirà dopo la giornata di oggi, perché nell'analisi della gestione dei residui e quindi del riaccertamento fa emergere un dato ulteriore in cambiamento, cioè l'avanzo di fatto passa da 38.582.000 euro a più di 39.332.000, quindi c'è un aumento. C'è un aumento da una parte nel complessivo, ma c'è una invece diminuzione nella parte disponibile. Di questi 39 milioni, solo 5.096.000 euro saranno disponibili e quindi a scelta dell'amministrazione, fermo restando i vincoli del patto, mentre rimangono vincolate tutte le altre somme. Una parte importante viene accantonata per il fondo di crediti di dubbia esigibilità, per il fondo rischi dei contenziosi, fondo spese, fondo di fine mandato, e una parte viene vincolata invece tutta l'altra parte di fatto ad investimenti che naturalmente può il Consiglio Comunale andare a scegliere. Quindi di fatto questo bilancio consuntivo fa emergere anche per quanto riguarda le spese, e in questo caso coincidono, vanno anch'esse ad aggiungersi, perché sulle spese abbiamo un risparmio, spese corrente, dell'1,61%, un risparmio in questo caso di gestione corrente che è circa 1,5 milioni, e questo, da questo punto di vista, l'amministrazione deve essere brava a limitare il più possibile la parte di gestione corrente, perché è evidentemente quella che va utilizzata nei servizi. È vero però che questo dato, che è l'1,61%, è più o meno in linea con quello storico. Cito alcuni numeri, nel senso che era l'1,15% nel 2013, l'1,29% nel 2012 e lo 0,69% nel 2011 e così via. Quindi di fatto questo bilancio consuntivo segna all'interno del passaggio delle due amministrazioni un bilancio virtuoso, segno del risultato dei cittadini, un bilancio che sconta, ricordo, anche alcune scelte politiche che questo Consiglio ha determinato, come l'ulteriore diminuzione dei debiti con l'avanzo utilizzato l'anno scorso. Questo bilancio consuntivo in parte da settembre a dicembre ha assorbito anche il taglio dei dirigenti, quindi alcune scelte politiche che questa amministrazione, la nuova amministrazione, ha realizzato trova oggi il risultato. Quindi risultato positivo, ma con l'impegno e naturalmente la forte volontà di andare a trovare tutte le soluzioni che il governo metterà in campo, ma anche che l'amministrazione locale riuscirà a mettere in campo per poter utilizzare l'avanzo disponibile soprattutto per parte di investimento. Bene, se non ci sono altre precisazioni da parte della Giunta o io della Speranzini, possiamo passare alle eventuali domande, se ci sono. Non vedo domande, quindi passiamo allora subito alla fase degli interventi. Vedo iscritto a parlare il capogruppo di Forza Italia, Sandro Bettini, prego. Grazie Presidente, ma io devo complimentarmi con l'assessore perché è stato bravissimo ad addormentare la platea con una serie di numeri per cui è sfuggito completamente quello che è invece il succo di questo documento, il resoconto di un anno di gestione. A sentire l'assessore, numeri, per cui alla fine uno non ci capiva più niente, compreso il sottoscritto. E sembrava che questo fosse il comune più virtuoso d'Italia. Dopo il sindaco più amato d'Italia abbiamo anche il comune più virtuoso d'Italia, ma non è così. E cominciamo con dei numeri, ma molto più succinti. Intanto, per cominciare, è il bilancio consuntivo, quindi, come giustamente ha detto l'assessore, è il passaggio tra due sindaci, ma considerando il bilancio preventivo che abbiamo già approvato e che riporta grosso modo gli stessi valori, io posso dire che questo, invece di essere il sindaco più amato, forse più amato per le tasse, perché abbiamo quasi 14 milioni di IMU pagata dai cittadini pesaresi, 10 milioni di TASI,
500.000 euro di tassa di soggiorno, 1,5 milioni di imposta di pubblicità, 8,3 milioni di addizionale IRPEF, 18 milioni di tari, 2,3 milioni di multe, 1,2 milioni di righe blu. Quindi possiamo dire che veramente è un ottimo bilancio di tasse per i cittadini pesaresi. E a questo punto io mi chiedo veramente cosa c'è da plaudire a questo bilancio. Ma oggi io vorrei soffermarmi, come giustamente ha detto en passant l'assessore, sui residui, perché finalmente è venuta una legge per fare chiarezza e pulizia sui residui. E allora io mi sono dato una guardata, perché è per la prima volta che ricevo il documento dei residui, e io dico che non c'è da stare tanto allegri, perché i residui attivi, per intenderci, sono le somme che dobbiamo riscuotere. E abbiamo, dopo la pulizia, e sarei curioso, per esempio i revisori non ci dicono una parola sui 4,3 milioni euro di residui stornati. Cosa sono? Ben 4,296 milioni. Io avrei preferito dai revisori, con tutto il rispetto per i revisori, visto che sono anch'io revisore, però qualcosa di meno formale. Non c'è una parola di giudizio sostanziale su questo bilancio, quindi questi cliché di giudizi o di pareri dei revisori, forse alla fine quattro parole per dire cosa ne pensavano, anche da un punto di vista non formale ma sostanziale, di questo bilancio forse me lo sarei aspettato, perché se no è tutti bravi a mettere giù, riprendere le cifre del bilancio senza nessun giudizio, tutto a posto, tutto regolare, tutto formalmente corretto. Ma la sostanza è che dei 4,3 milioni stornati, forse i revisori qualcosa ci dovevano dire, visto che nel bilancio, io va bene che sono centinaia di pagine, forse può essermi sfuggito quasi sono analiticamente i 4,3 milioni stornati. Però quelli rimasti è un comune virtuosissimo, peccato che deve riscuotere dal 1992 350.000 euro dall'AMANUP. Ma che cosa sono? Oppure 1,310.000 euro dal 95 dall'ASPES, ex AMANUP. E poi una serie infinita di affitti mai riscossi. Abbiamo per esempio il ricovero casa, ospiti case riposo del 2014.000 euro, poi ricorrente, vorrei sapere perché il labirinto, canoni di concessione e gestione impianto sportivo, 2002 31.000 euro, 2003 31.000 euro, poi ci sono un sacco di inquilini morosi, per cui leggevo che ci sono qualche milione di euro di affitti non riscossi, che sono residui attivi, quindi prima o poi si pensava di riscuoterli. Quindi tutto questo bilancio così virtuoso, questa amministrazione così brava, però dovranno spiegarci come mai ci sono ancora tante somme dal 95, poi sono stati stornati 4,2 milioni, che forse sarebbe stato bello vedere l'elenco analitico di quelli stornati. Io no, almeno in questi documenti non l'ho trovato, quindi avere anche lo storno dei 4,2 milioni di residui attivi, cioè di somme che avremmo dovuto riscuotere e che non abbiamo riscosso, era interessante sapere quali erano. Quindi tutto questo fiori e rose proprio non mi sembra che sia il bilancio consuntivo del 2014. Ma anche poi, per concludere, anche la relazione al conto consuntivo, che dimostra a mio avviso la pochezza assoluta di questa amministrazione, perché nella programmazione di quello che è stato fatto, il turismo, i grandi eventi di qualità sono la festa di primavera, la festa del gelato artigianale, l'animazione estiva, poi i grandi eventi, ma questo soprattutto è il bello, i grandi eventi di questa amministrazione nel 2014
sono stati la mezzanotte bianca, il Palio dei Braceri, Pesaro Balla, festa di Ferragosto. Non c'è una sola manifestazione culturale, non c'è una sola mostra. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma qui siamo ridotti veramente come la Piazza del Popolo al succo o vi entusiasmate per le feste di paese, per cuocere quattro salsicce o quattro rosticini in questa città. Questo è il bilancio consuntivo dove dei grandi eventi, mi dispiace che non ci sia il vice sindaco, no, assessore alla cultura. Ho detto prima che era impegnato. Sì, no, ho detto, no, mi dispiace perché forse si dovrebbe sentire umiliato dal vedere che nel 2014 in questo bilancio consuntivo, in questa relazione, a meno che non mi sia sfuggita, a quel punto chiedo scusa in anticipo, non c'è una manifestazione culturale di livello, non c'è una mostra culturale, una mostra importante. Quando Pesaro ha avuto le mostre di Gio Pomodoro, ha avuto le mostre di Ceroli, ha avuto le grandi mostre di grandi artisti nazionali e internazionali. Se questo è il nuovo modo di amministrare questa città di Matteo Ricci sull'onda di Matteo Renzi, io mi sento veramente avvilito, perché vuol dire che siamo ridotti a una città, ripeto, non più capoluogo, la prima città delle Marche. Questo è manco un paese di 1000 abitanti, fa queste manifestazioni e le esalta nella relazione consultiva. Quindi io ritengo che sia un giudizio assolutamente negativo della giunta precedente, ma anche di questa amministrazione che da maggio amministra questa città e poteva nel 2014 dare un cambio di rotta a questa amministrazione e fare qualcosa di meglio. Invece ho visto solo un peggioramento culturale e sociale di questa città e vorrei vedere questi stati generali del centro storico di che cosa parleremo, se al posto dei rosticini vogliamo fare solo il pesce fritto o due salsicce in piazza. Quindi io ritengo che questa amministrazione per ora è stata assolutamente deludente e penso che i cittadini pesaresi se ne stanno accorgendo. Grazie. Bene, grazie consigliere, anche perché è stato nei tempi. Non vedo al momento nessun altro prenotato ad intervenire. No, però ordiniamo il dibattito, perché l'ultimo intervento è quello del sindaco. Se ci sono delle risposte da parte dell'assessore e del Amadori, Cristina, prego. Grazie Presidente. No, io volevo dire soltanto poche parole, non è che mi dilungo, però sicuramente a difesa di quello che è stato, tanto oramai Bettini ci conosciamo, l'operato del nostro comune, io da parte mia sicuramente devo dire qualche cosa. Adesso volevo un attimo iniziare sul discorso dell'avanzo di amministrazione, che sicuramente è un avanzo abbastanza consistente. Però dobbiamo anche analizzare perché si è formato questo avanzo nel corso degli anni e anche incrementato quest'anno. Dobbiamo considerare che comunque sia il nostro comune, a mio avviso, anche per il 2014 confermato del 2015, non ha aumentato né tariffe e né aliquote sia di tributi che di servizi. Anzi, sono stati mantenuti e sono stati anche diminuiti attraverso attraverso le riduzioni e gli incentivi che abbiamo emesso già da 6 mesi per le aziende che si sono costituite. Questo è un esempio, e poi ne abbiamo fatti anche altri con gli oneri di urbanizzazione, eccetera. E l'importante è che, mantenendo sempre la stessa imposizione fiscale, il servizio erogato al cittadino ha mantenuto sempre lo stesso livello. Sicuramente non abbiamo eccesso, non so, secondo lei, nelle manifestazioni turistiche, però penso che i servizi a Pesaro, insomma, siano di buona qualità e per me questo è molto importante. E naturalmente per il Comune è molto difficile, a mio avviso, specialmente in questo periodo, avere delle certezze su quelle che sono le entrate statali.
come ci ha detto anche l'assessore, abbiamo visto che lo Stato nel corso degli anni ha dotato il Comune sempre di una maggiore elevata autonomia finanziaria, che una volta questo si aveva nelle regioni autonome, però purtroppo ci ha portato poi anche, diciamo così, alle regioni ordinarie avere questo tipo di interventi. Mentre le entrate rimangono sempre costanti, anzi in momenti difficili come questo, i costi rimangono sempre costanti e specialmente in questo contesto economico molte volte aumentano anche perché i servizi richiesti e le necessità dei nostri cittadini sono sempre più elevate. Cosa si potrebbe fare magari per diminuire, come diceva oggi il nostro assessore, questo avanzo così elevato? Ci sarebbero poche cose, penso, a mio avviso, perché purtroppo siamo sempre legati al patto di stabilità che non permette di variare con facilità le destinazioni delle spese. Anzi, i meccanismi delle recenti leggi obbligano per i comuni... Scusi, consigliere, la interrompo. C'è un brusio di fondo che è molto fastidioso. C'è in aula un consigliere sta intervenendo, credo che sia giusto prestare la massima attenzione. Prego. Sì, quello che volevo mettere in luce è che purtroppo ultimamente i meccanismi delle recenti leggi obbligano i comuni a continui miglioramenti dei saldi finanziari di cassa, creando un congelamento ed un rallentamento della spesa pur in presenza di risorse, come succede da noi. Sicuramente qualche miglioramento si potrà fare, io sono sempre molto critica in quello che facciamo, cercando magari di affinare sempre di più il bilancio previsionale, cercando di stanziare le entrate e le spese su dei fatti concreti ed oggettivi, istituendo magari delle metodologie di controllo come si fa nel privato, anche però se sono molto certa, e di questo ne sono anzi convinta, che sono comunque procedure che vengono costantemente applicate anche dai nostri uffici preposti. Quindi io mi ritengo invece molto soddisfatta dalla presentazione di questo bilancio, perché probabilmente possiamo sempre migliorare, questo sono sempre qui a ripeterlo, però anche se non facciamo tantissime manifestazioni di qualità, come dice lei, però ricordiamo che nel nostro comune c'è il ROF, ci sono tante manifestazioni, comunque sia coordinate con... certo, e Pop Sofia, tantissime altre che adesso non me ne vengono in mente. Però quello che più mi preme è ribadire che comunque sia la qualità dei servizi, e sono tanti, in tutti i campi svolti dal Comune è sempre molto elevata di qualità. Grazie consigliera, anche perché è stata abbondantemente nei tempi assegnati. Bene, se non ci sono interventi, per le risposte l'assessore Antonello De Renucci e prima la dottoressa Speranzini, prego. Grazie Presidente. Allora, la mia risposta è assolutamente esclusivamente tecnica e mi rivolgo all'intervento del consigliere Bettini. Al di là che è tanta la documentazione, per carità, però... la spiegazione della parte tecnica del consuntivo veniva data a pagina 2 o 3 dove io scrivevo già che da questo consuntivo avremmo cominciato ad operare ai sensi dell'armonizzazione, eliminando già dal rendiconto quelli che nella vecchia contabilità erano accantonamenti di risorse consentite dal vecchio ordinamento. Ecco perché lei trova 4.296.000 euro tolti nell'entrata e 18.000, di cui 2 milioni e mezzo più 189, quindi 2 milioni e 7 tra le entrate da alienazione e trasferimenti e le entrate da mutui, a fronte di residui passivi tolti allo stesso titolo per 18 milioni. Quindi queste sono le famose rescrizioni che prevede la nuova contabilità, quindi residui attivi eliminati non sono 4 milioni ma si abbassano a meno di 2 milioni, al di là che dopo possiamo anche analizzarli singolarmente quando vorrà. Però ecco, questo è già il discorso, che quindi l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 di 38 milioni e mezzo risente già di una buona parte del riaccertamento dei residui, come poi ho spiegato chiaramente in commissione, tant'è che con il riaccertamento che la Giunta approverà fra un paio d'ore, non lo so quanto sarà, nella stessa serata,
come spiegava bene il mio assessore, l'avanzo sale di 750.000 euro, a dimostrazione che quindi con questo rendiconto alcune partite erano già state analizzate e quindi non sono minori, non è che il Comune non riscuote o perlomeno non sono questi i valori, ma è tutto derivato dalla nuova contabilità. Poi ancora da rilevare che è vero, ci possono essere dei crediti di difficile riscossione che sono stati mantenuti nel bilancio, perché comunque sono crediti che hanno un creditore, una obbligazione che è scaduta. È anche vero però che nell'avanzo è contenuto un accantonamento per fondo crediti di dubbia esigibilità che al 2014, alla fine dell'anno, è 2.557.000 euro, con la nuova contabilità viene elevato a 3.604.000 euro. Questo per dire, da un punto di vista tecnico, che se anche alcuni residui attivi avessero, come hanno, delle difficoltà di riscossione, perché questo è normale, l'amministrazione ha accantonato somme, voglio dire, per i residui pari a 3.600.000 euro. Quindi 5 milioni di avanzo di cui parlava l'assessore, l'avanzo libero, perché come diceva giustamente le altre somme sono accantonate, sono risorse che l'amministrazione ha riscosso negli anni, che per diverse ragioni non ha potuto impiegare. L'avanzo libero di 5 milioni è un avanzo libero vero, nel senso che ci sono parti accantonate pari a altri 5 milioni e 8, perché è formato da 3 milioni e 6 di fondo svalutazione crediti, di 1 milione e mezzo di accantonamento contenzioso, 500.000 passività potenziali, via dicendo. Quindi le somme accantonate sono più che sufficienti da un punto di vista tecnico a garantire la tenuta di ogni bilancio, e sicuramente il bilancio del Comune di Pesaro non ha problemi di tenuta, non chiude in disavanzo, non ha bisogno di interventi statali di nessun genere. E per quanto riguarda, visto che poi non voglio dire che si scorre, per quanto riguarda l'anticipazione dell'ASPES o AMANUP, cosa ha trovato scritto, degli anni precedenti, le assicuro che stiamo da alcuni anni procedendo alla riscossione delle partite. Quindi stiamo procedendo gradualmente a riscuotere questa che fu un'anticipazione, della quale io conosco a grandi linee l'argomento, comunque un'anticipazione dell'amministrazione. Mi è sembrato che all'interno del ragionamento ci stessero queste considerazioni. Consigliere, mi sembra che dentro mi è sembrato assolutamente legittimo l'intervento della dottoressa Speranzini. Io ho dato una risposta esclusivamente tecnica. È chiaro che il responsabile del procedimento sono questi elementi che supportano il ragionamento che stava facendo, comunque che stava sviluppando. Ora la parola all'assessore Delle Noci. Grazie Presidente, ma molto velocemente, perché mi sembrava, consigliere Bettini, che avesse fatto degli interventi tecnici, delle domande tecniche sulla quale la ragioniera, la dirigente Speranzini, le ha risposto, perché evidentemente la lettura non era stata così precisa. Ma io invece da un punto di vista politico sull'intervento, perché ha fatto bene il consigliere Bettini a citare, come dire, la tassazione. Ha fatto bene perché proprio in questi giorni, forse giova sempre ripeterlo, nelle classifiche nazionali uscite su tutti i giornali, il Comune di Pesaro, è bene ripeterlo, siamo all'82esimo posto come comune capoluogo sull'Imu, al 93esimo posto come comune capoluogo sulla Tasi, sulla riscossione al 20esimo. Abbiamo da ormai diversi anni preso una strada che è quella del minore indebitamento. Ricordava bene la consigliera Amadori che nel 2015, quindi avremo perfino un miglioramento, non solo è stato, non è stato neppure applicato l'Istat, ma
e sono stati portati ulteriori detrazioni sulla TASI e ulteriormente abbassato l'IMU sul canone concordato. Quindi è probabile che queste classifiche vedano il nostro comune avere un maggiore intervento. Quindi ha fatto bene, ringrazio l'intervento del consigliere Bettini, perché mi ha dato modo di ripetere dal punto di vista della tassazione il buon punto dove il comune si trova, naturalmente sempre nell'ottica di poterlo migliorare, ma dopo la copertura dei servizi. Bene, per l'intervento conclusivo il sindaco. Sì, alcune considerazioni, perché io capisco che insomma la discussione politica, lo scontro politico, però i numeri sono numeri, i fatti sono fatti, e ripetere lo stesso intervento ad ogni consiglio, a prescindere da quello che uno discute, è un po' avvilente, devo dire la verità. È un po' avvilente. È avvilente perché, a mio parere, si potrebbe magari guardare gli aspetti negativi di questo bilancio consuntivo, che ci sono. E l'aspetto negativo principale è che noi costantemente ogni anno aumentiamo l'avanzo di amministrazione e non riusciamo a spenderlo. Di quei 39 milioni, 29 milioni sono fondi per investimenti. Se noi potessimo sbloccare soltanto una parte di quelle risorse, noi potremmo ribaltare la città. Una parola forte, ma è la verità, perché in termini di lavori pubblici, in termini di manutenzione, vorrebbe dire triplicare, quadruplicare, quintuplicare la possibilità di intervento che invece effettivamente abbiamo. È la dimostrazione, anche qui, insomma, farei partecipare qualche volta alle riunioni nazionali dell'ANCI, che il comune di Pesaro è nei fatti uno dei comuni più virtuosi d'Italia, è nei fatti uno dei comuni che ha le tasse più basse d'Italia, non lo dice a noi, lo dice il Sole 24 Ore, non è che lo dico io. E questi sono dati, non è che sono difficilmente smontabili. Poi è chiaro che se vogliamo dare dei servizi, qualcuno le tasse le deve pagare, poi noi cerchiamo di farle pagare il meno possibile, ma quelle cifre nei bilanci ci sono, perché sennò non fai i servizi sociali, non fai i servizi educativi, non fai la manutenzione, non fai le politiche culturali e via dicendo. Ci sono tante cose da migliorare, da modificare nell'organizzazione, ad esempio sugli affitti. Il problema eventualmente è che noi ne paghiamo troppi di affitti. Uno dei problemi che abbiamo è che ne stiamo pagando troppi e quindi abbiamo bisogno di razionalizzare le sedi del comune per pagarne di meno. E quindi, se devo prendere un altro elemento, diciamo, sul quale lavorare. Ma l'elemento principale sul quale lavorare è quello della provare a liberare alcune risorse, in particolar modo per gli investimenti, dal patto. Abbiamo fatto la scelta dell'Unione dei Comuni, che io spero già dal prossimo anno qualche piccolo risultato possa darcelo in questa direzione. Abbiamo bisogno di un allentamento vero del patto di stabilità, così come annunciato più volte anche da questo governo, ma ancora nei fatti troppo debole, molto debole, troppo debole. E abbiamo bisogno in generale, a mio parere, di una nuova legislazione sul tema dell'unione dei comuni e delle fusioni dei comuni, che renda diciamo ancora più incentivante, soprattutto sul patto, questa forma associata nella gestione servizi. E quindi sono aspetti, quello che noi oggi andiamo ad approvare, quindi io lo racconto, quasi nessuno ci crede che abbiamo 39 milioni d'avanzo. Ovviamente mi guardano con gli occhi così, perché in gran parte dei comuni c'è un disavanzo. In questo momento circa un quarto dei comuni italiani rischiano di chiudere il bilancio consuntivo 2014 in disavanzo. Noi lo chiudiamo con un avanzo troppo eccessivo, questo è il punto. E quindi abbiamo bisogno di sforzarci, di capire tutte le possibilità possibili immaginare per provare a liberare alcune di queste risorse. Allora, se riusciremo a liberare alcune di queste risorse, sicuramente ci sarà un vantaggio enorme da parte della città. Serve un atteggiamento nuovo da parte dello Stato e del Governo nazionale, serve mettere a regime l'Unione dei Comuni in modo tale che dal 2016 qualche risultato si possa vedere. Questo è il tema. Dopodiché, ripeto,
c'è solo da fare i complimenti a chi ha gestito non solo quest'anno ma anche negli anni precedenti l'amministrazione e il bilancio, quindi la dottoressa Speranzini, delle Noci e tutti coloro che ci hanno lavorato, e provare ad agire su questi aspetti. Così come sono numeri non c'entra nulla, ma il fatto che oggi esce un'indagine di Legambiente e mette Pesaro insieme a Bolzano e a Ferrara tra le tre città migliori d'Italia in termini di mobilità alternativa, in particolar modo di ciclabili. Non è che lo dico io, lo dica Legambiente nazionale. Non è che lo dico io che siamo tra le prime 20 città europee dal punto di vista delle ciclabili. Lo dicono, è un dato. Poi a qualcuno può non fregare nulla, a chi come me, ma come credo tanti consiglieri che sono qui, crede che uno degli elementi della qualità della vita di una città sia la mobilità alternativa, c'è da essere orgogliosi. Poi non ci sono problemi, ci sono problemi, ci sono buche nelle strade, ci sono pezzi da fare, ci sono manutenzioni da fare dove non arriviamo, ma nel disastro generale degli enti locali di questo paese, il Comune di Pesaro spesso e volentieri si ritaglia un ruolo di virtuosità, uno spazio di virtuosità del quale io credo un pesarese dovrebbe essere orgoglioso, così come deve lamentarsi quando ci sono le cose che non vanno e deve criticare quando ci sono le cose che si fanno male. Ma quando c'è una cosa fatta bene, indiscutibilmente fatta bene, o comunque dove prevalgono largamente gli elementi positivi rispetto a quelli negativi, se non altro non dico dire avete ragione, ma evitare le pagliacciate ogni volta di ripetere lo stesso intervento a prescindere di quello del quale si sta discutendo, perché se vogliamo entrare nel merito delle cose, entriamo nel merito delle cose, se vogliamo fare ogni volta una discussione fotocopia del consiglio prima senza neanche ragionare di cosa stiamo ragionando, ragionare su quello su cui stiamo ragionando, facciamolo pure, noi prendiamo atto, ma mi pare un po' svilente e non... coerente con l'oggetto che stiamo discutendo, che oggi è questo. Quindi il tema qui oggi, a mio parere, è come noi sblocchiamo queste risorse del patto, perché arrivare a 39 milioni di avanzo non è più neanche un elemento di virtuosismo, è un'assurdità, perché se hai un avanzo di 5 milioni è un conto, se hai un avanzo di 10 puoi dire che sei virtuoso, se arrivi a 39 su un bilancio di 90 milioni è un'assurdità. E quindi il tema eventualmente da sottolineare è come questo aspetto stia diventando una roba ormai insostenibile, quindi come una virtuosità accumulata diventa una roba insostenibile, in un momento in cui una gran parte dei comuni italiani è in disavanzo e i comuni in avanzo non possono spendere l'avanzo, che potrebbe voler dire lavori, lavoro, e sviluppo economico e miglioramento della qualità della vita. Ecco, questo è il nocciolo. La Regione ha fatto la verticalizzazione del patto come ultimo atto e ha fatto bene, a noi incide abbastanza poco, però tutti i livelli che abbiamo per provare a liberare quote di patto sono livelli per questa città essenziali. Noi ci impegneremo in questa direzione, nel frattempo teniamo in ordine il bilancio e cerchiamo di gestirlo nel miglior modo possibile. Grazie Sindaco, ora passiamo alla fase delle dichiarazioni di voto. Vedo iscritto a parlare il capogruppo di Forza Italia, Alessandro Bettini, prego. Grazie Presidente, ma io non replico al Sindaco perché sono talmente allibito delle sciocchezze che ha detto e che forse non ha capito che stiamo parlando del bilancio consuntivo. Detto questo, è come le statistiche si prendono quelle che servono, perché a parte il fatto che dovrebbero essere statistiche Istat, perché senza citare le fonti, sempre questi giornali, se noi prendiamo 10 giornali ci sono 10 statistiche diverse. Per cortesia, silenzio. 10 statistiche diverse, e poi anche questo delle piste ciclabili. Allora sarebbe ora che facessero anche la statistica delle buche, così vediamo se Pesaro è all'ultimo posto o al primo. Facciamo la statistica dei marciapiedi, perché anche queste ipocrisie di tirare fuori sempre le cose che servono. Tiriamo fuori la statistica dei marciapiedi, delle barriere architettoniche a Pesaro, poi vediamo se siamo sempre al primo posto o all'ultimo. Poi il Sindaco dovrebbe anche guardare le statistiche sulle province, visto che mi sembra che Pesaro sia agli ultimi posti, forse la più indebitata d'Italia. Mi sembra, sì, io Sindaco, ma
devo parlare. Sindaco, per cortesia. È troppo comodo, no, lei ha già parlato. Non può interrompere, non può l'intervento del consigliere. Prima. Allora, la provincia di Pesaro è una delle più indebitate, tant'è che la Corte dei Conti aveva anche interloquito il bilancio, quindi lasciamo perdere, perché sappiamo anche noi, abbiamo visto le lettere della Corte dei Conti che aveva interloquito a Roma, quindi lasciamo perdere, vediamo le statistiche di Pesaro, sui giornali portava che la provincia di Pesaro è una delle più indebitate d'Italia ed era rischio default, quindi se, visto che servono le statistiche, prendiamo anche quelle che sono scomode, chiaro? Quindi stavo dicendo che oggi parlavamo del bilancio consuntivo, dovevamo dare un giudizio sul bilancio consuntivo, avrei preferito, con tutto il rispetto, anzi con la super preparazione della dottoressa Speranzini, che quelle cose le dicesse l'assessore, perché il responsabile politico del bilancio consuntivo non è la dottoressa Speranzini ma è il sindaco e la giunta, e quindi quelle spiegazioni anche tecniche le doveva dare l'assessore, quindi noi siamo profondamente contrari. E ultima battuta, visto che ripetita Juvat non serve a niente, quindi noi continuiamo a insistere sperando che prima o poi i rosticini in piazza non ci siano più, perché se noi insistiamo su questo però ce li ritroviamo ogni 15 giorni, quindi fin quando ci saranno i rosticini in piazza ogni 15 giorni noi in Consiglio Comunale diremo sempre le stesse cose, a costo di essere noiosi oppure di svilire il nostro caro sindaco. Grazie, quindi il nostro voto sarà contrario. Grazie anche perché è rimasto nei 3 minuti della dichiarazione di voto. Ora la parola al capogruppo di Nuovo Centrodestra, Dario Andreolli. Sì, grazie Presidente. Ma tema che ha detto il sindaco, chiave... Per cortesia, silenzio in aula. ...di come sbloccare il patto. È indubbiamente un tema sul quale ci si confronta a livello nazionale in maniera molto seria, sul quale credo che debba essere fatta un'azione molto più incisiva anche da parte dei sindaci, che l'hanno fatta in altre circostanze per molto meno. Ma detto questo, il bilancio che in qualche modo si va a discutere oggi, come ha detto lei, c'ha molti temi sui quali dibattere. E cadendo al centro di una vecchia amministrazione, di una nuova che nasce, che ha voluto dare anche una discontinuità, secondo me molto forte anche non tanto nell'impostazione ma perché ha cambiato un metodo, ci sono delle parti che non soddisfano, come ha detto lei, nella gestione degli affitti, che sono troppo alti nei contratti in cui non siamo noi i protagonisti e troppo bassi o troppo spesso non riscossi quando invece sono gli altri a usufruire di strutture comunali. Non soddisfa nella gestione delle manutenzioni, perché al di là del patto esiste un contratto in essere sulle manutenzioni che non soddisfa, perché c'è una lunghissima pagina delle azioni fatte da Global Service con 2.262 interventi per la sistemazione della pavimentazione. Ma come sono stati fatti? 660 interventi per la segnaletica orizzontale, 728. Cioè anche la qualità del lavoro che viene prodotto credo che sia un fattore determinante anche per esprimere un giudizio su come quel contratto da 1 milione di euro, quindi un contratto di sostanza, venga in qualche modo eseguito, perché per coprire una buca non basta tirarci la ghiaia o quello che ci va, bisogna anche farlo bene. Così come bisogna fare meglio anche quando si vanno a scavare dei tubi che dopo vengono incollati dei pezzi d'asfalto qua e là e le strade sono ancora brodo. Quindi non è solo del patto, è anche una gestione un pochino più fluida di quello che sono i lavori pubblici. È scarso nell'azione nell'attività di vendita e devalorizzazione del patrimonio pubblico quando non è strategico, e non soddisfa soprattutto, secondo me, nello schema da cui nasce. Il nostro è un bilancio, quello di Pesaro, che è sempre stato storicamente, o quantomeno precedentemente a quando ero io, mi è stato detto che era così, su un'impostazione molto forte su quello che guarda la spesa legata a tutto il settore sociale e educativo, assolutamente in maniera, secondo me, giusta e virtuosa. A fronte di entrate... Consigliere, volgo al termine che ha finito i minuti. Va bene. No, perché è una dichiarazione di voto, non è un intervento. Sì, no, va bene. Volevo cogliere per evitare di fare due. No, c'è dichiarazione di voto. Faceva l'intervento e poi faceva la dichiarazione di voto. Sono 3 minuti.
Va bene, chiudo subito. Ecco. Era nello schema da cui nasce, sul quale lei è voluto fortemente orientato sui servizi educativi sociali, sul quale oggi davanti a fronte di molte meno entrate è difficile tenere questo schema davanti senza che noi cambiamo organizzazione. Per cui credo che sarà comunque nel corso dell'anno molto interessante quello di vedere come poi questo consuntivo cambierà con la nuova amministrazione e soddisferà maggiormente quello che sono le esigenze della città. Grazie consigliere. A me dispiace richiamare, però devo rifarmi al regolamento, altrimenti la dichiarazione di voto diventa un intervento. Non è nemmeno corretto nei confronti del dibattito dell'Aula, nel senso che il suo intervento può anche suscitare altri interventi nel dibattimento, invece in questo modo non c'è replica, ha capito? È un intervento senza replica. Per cui do la parola al capogruppo del Movimento 5 Stelle, Fabrizio Pazzaglia. Grazie Presidente. Prendo atto, Assessore, delle dichiarazioni che ha fatto e sicuramente sono valide, visto che poi arrivano dal Sole 24 Ore, però in tutte le cose ci sono varie tabelle. C'è la CNA oggi, probabilmente l'avrà già letto, no? Che in merito alla tassazione delle piccole e medie imprese, quelle sotto i 5 dipendenti, che sono la stragrande maggioranza delle imprese che abbiamo in territorio, noi siamo al primo posto per la tassazione nelle Marche. Quindi ogni tabella ha il suo verso, diciamo così, anche se a molti piace cambiare verso. Quindi ecco, le tabelle vanno prese per quelle che sono ed è corretto. Quello che mi preoccupa molto invece in merito a quello che ha dichiarato il sindaco, che giustamente si lamenta di questo avanzo di tanti soldi, questi decine di milioni di euro, e mi preoccupa molto, visto questo anno che è passato, l'eventuale disponibilità economica che dovesse arrivare, perché vedendo quali sono le priorità di spesa che mette ultimamente il sindaco nelle scelte, mi fa paura se si liberano altri soldi per come sceglie di spenderli. L'ho già detto altre volte, è sempre un fatto di priorità, non solo politiche. Quello che per me è importante è anche capire le priorità per la città. L'ho detto l'altra volta, ribadisco, se ci sono dei soldi disponibili, io tra le priorità, magari in modo banale, vedo altre cose. Quello che dicevo l'altra volta è il ripristino, magari evitare che alcune scuole comunali ci pisci l'acqua dentro, o perlomeno evitare che il primo pensiero di spesa sia la piastrellatura davanti alla palla di pomodoro. Quindi quando dovessero dimostrarsi e liberarsi altri soldi, mi fa paura pensare che nel criterio di spesa sia questa la sua priorità. Quelle che possono essere pagliacciate, probabilmente da fastidio sentirsi ripetere per anni dal consigliere Bettini le stesse cose, forse la domanda al contrario va fatta, ma perché ripete sempre le stesse cose? Probabilmente perché non cambia nulla, potrebbe essere la stessa cosa. E chiudo, ribadendo il fatto che voteremo contrari, le ciclabili sono veramente una cosa buona e fatta e deve essere un fiore all'occhiello della città, il problema è quando sono schizofreniche, è questo che fa paura, con incroci molto pericolosi, e presto lo dimostreremo, e quindi quando vanno fatte le cose vanno fatte con criterio. Grazie. Grazie. La parola ora al consigliere Marco Perugini, che parlerà, immagino, a nome del Partito Democratico. Grazie Presidente. Noi non ci avviliamo, e forse ad alcuni interventi anche fatti da parte di professionisti della dinamica tributaria ci stupiamo e forse sorridiamo. E invece facciamo scelte molto serie. Ringraziamo anche l'amministrazione che abbia rispettato le scelte che questo Consiglio ha chiesto, sia nell'ambito della redazione del bilancio preventivo, e naturalmente siamo arricchiti anche dall'eredità che riceviamo da questo bilancio consuntivo. È un bilancio che ovviamente ci preoccupa nel suo avanzo, ma nella possibilità di non utilizzarlo. La concentrazione che avrà questa amministrazione sarà appunto sulle manutenzioni, l'abbiamo detto sul preventivo, lo vogliamo confermare anche con questo stato di fatto. Gli sforzi dell'amministrazione anche con i nuovi atti di unione dei comuni verranno finalizzati appunto alle manutenzioni, e sarà lì che andremo ad incidere tanto. Però non perdiamo di vista quali sono state le priorità, perché le priorità sono chiare, serie e determinate fin dal primo giorno di questa amministrazione. Noi abbiamo chiesto prima di tutto, e non mi va di parlare in termini assoluti milioni di euro per stupire nessuno,
È vero che questa amministrazione non ha voluto e questo Consiglio ha chiesto che non fossero aumentate in nessun modo le entrate da parte dei cittadini con un aumento e un aggravio della pressione fiscale, e sappiamo benissimo quanto è stata allargata l'esenzione da parte di determinate fasce di famiglie per quanto riguarda la contribuzione tributaria. Sappiamo benissimo quanto sforzo abbiamo fatto per continuare a garantire quei 250.000 euro di fondo anticrisi, e sappiamo per benissimo cortesia, quanto scusi, questa amministrazione scusi, stia facendo tantissimo ma... per arrivare in soccorso agli ultimi. Quindi la priorità è questa, e partiamo da quello. Abbiamo fatto tanto anche nel settore educativo, è vero, abbiamo problemi nelle strutture, non lo negheremo mai. Una delle priorità sarà quella e continuerà a essere quella, l'abbiamo confermato nel bilancio preventivo. Quello che dobbiamo dire lo abbiamo fatto subito appena eletti, e subito questo Consiglio l'ha chiesto conferma, anche con la riduzione della contribuzione per il settore educativo di alcune fasce di reddito. Quindi questo è un comune che come priorità si sta dando una unica direzione, quello di cercare di sostenere gli ultimi, le famiglie, e poi arriverà il resto. Sono sicuro che i rosticini a cui fa riferimento il consigliere Bettini in un intervento di bilancio consultivo non siano una priorità per quel gruppo politico, e sono sicuro che questo gruppo politico che io rappresento sia una priorità invece arrivare alle persone che in questo momento non hanno possibilità e autonomia di poter gestire le proprie economie e le proprie situazioni socio-economiche. Quindi noi voteremo favorevolmente a questo bilancio consuntivo, col monito già acquisito dalla Giunta di potersi impegnare nello spendere e nel trovare i modi, visto che il governo centrale ce ne sta dando pochi in questo momento, nel trovare il modo di fare investimenti sulle manutenzioni e nel continuare a fare negli altri settori di cui siamo contenti di aver dato priorità. Grazie. Bene, ringrazio al Perugini Marco che ha riprenotato. Ok, perfetto. Bene, a questo punto, visto che la fase della dichiarazione di voto si è esaurita, passiamo alla votazione. Approvazione, rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014. Bene. Lo mettiamo a verbale. Il suo voto è contrario. Bene. Allora chiudo questa fase, espongo i risultati, quindi 30 presenti a questo punto, 30 votanti, favorevoli 20, contrari 10. Io ho aggiunto il voto della consigliera Renzoni perché è nel display da un altro termine, ma perché non ha preso il suo voto. Se i nostri collaboratori possono aiutare la consigliera, perché ci sono dei meccanismi elettronici che possono creare problema. Ora devo mettere in votazione la immediata eseguibilità. Vado un po' lento perché abbiamo un programma che purtroppo, un programma elettronico che non ci supporta. L'immediata eseguibilità. Dobbiamo andare un pochino più lenti. Ecco, sì, adesso è stato preso il voto. Quindi possiamo chiudere questa fase, andiamo all'esposizione dei risultati. Come prima, 30 presenti, 30 votanti, 20 favorevoli, 10 contrari. L'immediata eseguibilità è concessa. Ringrazio la dottoressa Speranzini per essere stata con noi. Passiamo subito all'altro punto, l'ordine del giorno. Approvazione variante al PRG vigente comportante riduzione di consumo di suolo e di carico urbanistico ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 34 del 92 e successive modifiche ed integrazioni. In relatore, il sindaco ha chiesto all'assessore De Regis, Stefania De Regis, di relazionare questa delibera. Prego, si è prenotata? Perfetto. Grazie Presidente. Allora, in questo punto abbiamo l'approvazione definitiva della variante ALPRG che dispone il passaggio da aree destinate all'edificazione ad aree agricole. Erano un certo numero di aree per complessivi 100 ettari.
Questo è, siamo arrivati alla fine della procedura con il parere della provincia per i dettagli relazione all'architetto Goffi. Bene, prego architetto. Sì, il parere della provincia è un parere favorevole di conformità, ha evidenziato una prescrizione per un'area, che è l'area lungo la piattaforma logistica, in cui ha evidenziato il divieto di evitare l'apertura diretta di nuovi accessi dal lotto alla strada interquartieri. L'amministrazione comunale ha accolto questa approvazione o prescrizione e quindi siamo alla approvazione finale. Le aree erano varie aree, erano circa, non mi ricordo, 15 o 20 aree, per un totale superiore a oltre 100 ettari di aree che ritornavano ad agricole. Bene, quindi vedo che si è iscritto Alessandro Bettini, prego. Grazie Presidente, ma non possiamo che essere favorevoli alla riduzione del suolo. Solo che attenzione, perché di 100 ettari oltre 95 sono già praticamente verdi, perché era campo da golf, parco fluviale eccetera. Quindi questo ben venga, però non ci venite a dire che avete tolto 100 ettari, oltre un milione di metri quadri di edificabile, perché quello veramente edificabile sono solo 4 ettari e mezzo, se non sbaglio. Il resto era praticamente un campo da golf. Allora, ben venga la riduzione del suolo, ma questo che domani non diventi un alibi per fare qualche variante, per far costruire a qualcuno, dicendo abbiamo tolto 100 ettari di terra fabbricabile, adesso gliene diamo uno o 10 fabbricabili, perché allora oltre al danno avremo anche la beffa. Quindi ben venga la riduzione del suolo, ma ricordiamoci che su 100 ettari 95-96 erano praticamente verde, che però era qualificato come fabbricabile nel PRG. Quindi ben venga, però io dico al Consiglio Comunale e anche ai consiglieri di maggioranza, ricordiamoci che i veri terreni fabbricabili erano 4 ettari e mezzo circa, se non sbaglio, e quindi un domani che non ci passi qualche variante di 10 ettari che diventa fabbricabile dal verde, visto che ne abbiamo tolti 100, perché così non è. Grazie. La parola al consigliere Giovanni Dall'Asta. Grazie Presidente. Dunque, no, voglio fare questo intervento perché ritengo che il PRG di Pesaro sia ormai diventato uno strumento pianificatore non più attuale e forse in alcuni casi nemmeno più attuabile. Il discorso parte da quando è stato redatto, nel senso, io già nel 2000 lottai presentando osservazioni e varie cose contro il PRG, cercando di modificare il PRG in una certa maniera, ma in realtà poi è rimasto tale quale. Dunque, questo PRG, fin dalla sua redazione, è stato fatto in maniera molto dettagliata e capillare. Sono stati svolti degli studi importanti sul territorio di Pesaro, dal punto di vista idrogeologico, dal punto di vista anche storico degli edifici. Quindi, diciamo, come strumento ha dei grossi pregi, aveva dei grossi pregi. Il problema è che quando poi si è andato ad applicare, si è andato a decidere quali zone anche dovessero essere ampliate, le quantità dei volumi da applicare, eccetera, eccetera, lì probabilmente è subentrata la politica e quindi la parte tecnica è un po' andata a farsi friggere. E sono stati inseriti circa 40 progetti norma sparsi in tutta la città che secondo me hanno fortunatamente non hanno compromesso il territorio, perché è intervenuta la crisi, ma avrebbero potuto compromettere Pesaro veramente. Questa variante
che ci vede, che ha come titolo riduzione del consumo del suolo, in realtà è uno dei punti negativi del piano regolatore. Il piano regolatore ha previsto zone tipo, non so, parlo di dell'espansione di Villa Fastigi, della zona industriale o anche altre zone, dove la quantità di edificato prevista era estremamente superiore a quello che necessitava sia la città dal punto di vista della produzione sia della residenza. Il comune, e questo ne abbiamo parlato anche durante il bilancio, ha incassato un sacco di soldi per il cambio da destinazione agricola a industriale, aree che l'edificato non l'avrebbero mai visto, perché quando un lotto come Villa Fastigi di 220.000 metri quadri, non so quanti sono, ha 30 proprietari o 50 proprietari, con parti dove devi fare prima il consorzio, poi devi fare tutti i piani particolareggiati, le convenzioni, cioè 30 anni non ti bastano e il comune incassa 30 anni di oneri di IMU su quei terreni. Abbiamo visto imprenditori saltare perché dovevano pagare centinaia di migliaia di euro sui terreni che erano in realtà campi. Ecco, questo è un grosso limite del piano regolatore. Altro grosso limite è il fatto che le normative di fatto sono pressoché, sono talmente farraginose che se una persona deve fare un intervento anche semplice deve andare agli uffici urbanistica 50 volte. Questa cosa è inaccettabile al giorno d'oggi, è inaccettabile. E appunto io spero che si rediga al più presto il PRG Light o comunque vengano varate le norme semplificative per sbloccare la situazione che io da tecnico la vivo, ma anche i miei colleghi lamentano e gli imprenditori lamentano, è ormai insostenibile, perché le norme nazionali si incrociano con quelle regionali, poi le norme della provincia, poi le norme, poi i vincoli, il comune che ci mette le sue. Alla fine un intervento, devi mettere una tenda in centro, ti ci vuole un anno e mezzo. Non è vero che è facile, niente è facile, è tutto difficile, le norme sono articolate e inapplicabili. E per quanto riguarda questa delibera, comunque io sono a favore e spero che il comune non aspetti le varianti dei privati per ridurre l'edificabilità e i terreni edificabili, dovrebbe già prendere in considerazione aree che ormai non si faranno più e di ufficio presentare delle riduzioni dell'edificabilità. Grazie. Vedo Pagnini Alessandro, Presidente della Commissione. Prego, urbanista. Grazie Presidente. Io invece voglio dare una visione diversa a questo tipo di delibera. È vero che è un problema molto probabilmente frutto della crisi che purtroppo ancora stiamo vivendo, però lo vedo come qualcosa che sta nel solco del programma di governo che questa amministrazione si è data. Fino ad ora mi sembra che non ci sono state varianti di impatto. E il programma di governo che anche noi abbiamo votato è quello di cercare di andare avanti costruendo sul costruito, cioè di non andare a permeabilizzare nuovo suolo, e credo che fino a questo momento questo venga rispettato. Sono d'accordo con Dall'Asta per quanto riguarda la burocrazia e credo che purtroppo noi subiamo ancora una legge regionale che è veramente molto arretrata. Ci sono delle leggi regionali in altre regioni molto più avanzate della nostra e credo che in un futuro, speriamo prossimo, possa essere modificata che possa affrontare le richieste che vengono dai cittadini e soprattutto le necessità che ci sono in questo momento. Bene, visto che non ci sono altre richieste di intervento, chiediamo all'architetto Goffi di rispondere alle domande che sì, sono... Sì, molto velocemente alcune precisazioni. Il consigliere Bettini evidenzia che nel parco diciamo, da golf che era indicato, in ogni caso c'erano 12.000 metri quadrati di capacità edificatoria sopra, cioè nel senso che all'interno dei progetti che avevano anche tanto standard pubblico c'era anche capacità edificatoria.
L'altro aspetto che noi dall'asta, volevo evidenziare due cose. Uno, che nel momento in cui uno porta le aree agricole, noi già in queste operazioni non ci sono solo quelle che ci sono state richieste, ci sono quelle che noi abbiamo ritenuto valide anche se non richieste. L'unica cosa è che prima di trasformare le aree anche altre da edificabili ad agricole, bisogna anche prestare attenzione che non ci siano eventuali ricorsi, no, nel senso che ci sono magari persone che pagano l'IMU ma non vogliono che torni in agricola. Ultimo aspetto sulle procedure. Nel frattempo cambiano le leggi in continuazione, quindi per noi questa è la nostra difficoltà, ma c'è un aspetto positivo del 13 aprile che fra pochi giorni sarà possibile fare attività libera all'interno degli edifici, anche senza tecnico, no? Questa è una cosa importante, cioè importante non come tecnico, ma per il cittadino, cioè che potrà sempre chiamare il tecnico, e la SCIA, cioè nel momento in cui uno presenta un progetto non dovrà aspettare nessun tempo, varrà fino alla ristrutturazione. Quindi ci sono due grossi aspetti che sotto l'aspetto non tanto di semplificazione, ma di riduzione dei tempi diventano importanti. Non fa parte della legge urbanistica, come evidenziava il consigliere Pagnini, ma sono delle normative legate prettamente all'edilizia che riducono nettamente i tempi per quanto riguarda l'edilizia. Bene, visto che non ci sono altri interventi, passiamo alla fase di dichiarazione di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, andiamo alla fase di votazione. Bene. Apriamo quindi la votazione. Approvazione variante al piano regolatorio generale vigente comportante riduzione di consumo di suolo e di carico urbanistico ai sensi dell'articolo 26 legge regionale 34 del 92 e successive modifiche di integrazione. Hanno votato tutti? Sì, mi sembra. Quindi chiudo questa fase di votazione e dispongo i risultati. Presenti 28, votanti 28, favorevoli 28, quindi approvato all'unanimità. Ora possiamo affrontare l'altra delibera, adozione variante al piano regolatore generale vigente relativamente a un fabbricato situato in via Santa Maria delle Fabbrecce numero 5 ed individuato al nuovo catasto europeo urbano al foglio 25 mappale numero 54 ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale numero 34 del 92 e successive modifiche ed integrazioni. L'assessore. Sì, grazie. Allora, siamo all'adozione di una variante al PRG, è una variante sostanziale perché in un immobile a Santa Maria delle Fabbrecce erroneamente inserito in un'area a servizi, i proprietari hanno chiesto di rettificare questa destinazione a residenziale, perché attualmente è adibita a residenziale e si trovavano con una destinazione incongrua. Quindi abbiamo redatto questa variante e oggi siamo all'adozione. Non cambia nulla per quanto riguarda gli indici edificatori, è solo un cambio di destinazione d'uso. Goffi, per favore, ci dai i dettagli. Siamo a Santa Maria delle Fabbrecce, l'edificio è quello che vedete, che riconoscete perché si vede dalla statale. Stiamo parlando della prima parte dell'edificio che arriva fino in questa situazione. Vediamo anche un'altra foto. È questa parte di questo edificio qui. Bene, allora. Questo edificio ha, vi faccio vedere il PRG vigente, ha una zona, l'edificio ha ristrutturazione vincolata, rimane ristrutturazione vincolata, quindi non cambia il tipo di intervento, la facciata rimane così. Il PRG indicava già dagli anni 2000 che la destinazione era servizi pubblici, così come l'edificio diciamo retrostante. In realtà la destinazione servizi pubblici, voglio dire, non era coerente perché l'edificio è di tipo privato con una caratteristica residenziale. La variante, anche se è una variante di tipo sostanziale, perché si cambia un tipo di destinazione, è una variante che riteniamo fondamentale per riportare la destinazione, non il tipo di edificio, alla coerenza con quella che ha. Cioè nel senso che rimarrà una destinazione di tipo prevalentemente residenziale,
senza incrementi di metri quadrati, con lo stesso vincolo tipologico, quindi semplicemente con una destinazione non a servizi pubblici ma di tipo residenziale. Bene, apriamo il dibattito, altrimenti non vedo richieste di intervento. Passiamo alla fase di dichiarazione di voto, non vedo dichiarazione di voto e quindi passiamo alla votazione. Bene, chiudiamo questa fase, espongo i risultati, 28 presenti, 28 votanti, 28 favorevoli, unanimità. Ora passiamo di gran carriera all'ultima delibera, adozione di variante al piano regolatore generale vigente relativamente a un fabbricato situato in via Petrucci numero 8, individuato al nuovo catasto europeo urbano al foglio 67, mappale numero 685, su mappale 727, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 34 del 92 e successive modifiche e integrazioni. Sempre l'assessore De Regis. Grazie. Allora, qui ci troviamo a considerare un immobile nell'ambito del centro storico, siamo in via Petrucci, ci è stato chiesto un cambio di destinazione al piano terra di questo immobile, che attualmente è adibito a terziario. La motivazione da parte dei proprietari è stata quella di ovviare ad una situazione difficile per quanto riguarda la residenza, in quanto il primo piano di questo immobile è un appartamento che non risponde ai minimi del nostro piano regolatore, che sono 45 metri quadri. Allora, al primo piano abbiamo un appartamento che non risponde ai requisiti, al piano terra abbiamo uno spazio adibito a terziario che è completamente vuoto perché l'edificio ha un cortile e quindi l'uso non è congruo né congruente, insomma, con una destinazione a terziario su una strada secondaria, per cui abbiamo accordato la variante che riporta tutto l'edificio a residenza. Prego, Goffi. Sì, allora vedete l'immagine dell'edificio, stiamo parlando solo di questa parte a due piani, non dell'edificio retrostante che, come è stato già evidenziato dall'assessore, ha un vincolo normativo che difficilmente oggi gli permette l'attivazione, quindi troppo piccolo il piano superiore per la residenza e il vincolo a terziario in una zona che non è centrale, nel senso che via Petrucci nella parte retrostante, quindi non ha una PIL, un interesse di tipo commerciale. Anche in questo caso non cambia il tipo di intervento, non cambia niente, quindi l'edificio così è, così rimane, ma la proposta è quella di trasformarla, come è stato già detto, in una possibilità di renderlo interamente residenziale. A questo punto sui due piani si supera il vincolo, cioè nel senso rimane il vincolo, ma diventa compatibile col vincolo di Consiglio Comunale, di PRG, di realizzare una residenza con un edificio maggiore 45 metri quadrati. Questa forse è l'immagine più importante, che si vede sia l'appartamento sopra, diciamo l'elemento a due piani che si appoggia su un muro cieco retrostante di un ex palazzo storico. Grazie, la parola al consigliere Bettini. No, io sono perfettamente d'accordo, era solo per, visto anche quello che diceva il consigliere dall'asta. Il problema è la burocrazia assurda, che in una delibera così noi dobbiamo doverci leggere che c'è l'Airone Cinerino, l'Averla Piccola, oppure l'Istrice, il Riccio. Siamo alla follia completa, cioè
quando si parla di burocrazia, io sono perfettamente, solo per dire ai consiglieri che forse non hanno tutti la delibera, che sarà possibile allegare a una stupidaggine come questo addirittura i rettili, il rammarro, la lucertola, la latrice, eccetera, oppure cioè un anno per una cosa simile. Allora ecco, siccome è il PD che governa la regione Marche da anni, sarebbe ora che ste robe fossero tolte, perché veramente è una stupidaggine addirittura. E ma questi sono da anni che ci vediamo la tipologia. Sarà possibile la tipologia? No, l'assessore non era lui, la tipologia del clima è troppo comodo, la tipologia del clima e il climogramma, ma saranno semplicemente per cambiare la destinazione da uffici ad abitazione? Siamo alla follia burocratica, ma di tutto, perché dai parentesi, io per rappresentare le liste elettorali di Forza Italia ho dovuto fare il certificato elettorale perché devo dimostrare che ho la capacità di votare, sono consigliere comunale, siamo alla follia burocratica, è vero? Bene, sì, allora... Non vedo altri iscritti a parlare, quindi bene, allora non vedendo altre richieste di intervento passiamo alla fase di votazione, no, di dichiarazione di voto, se non c'è nessuno passiamo alla votazione. Adozione variante al piano regolatore generale vigente relativamente ad un fabbricato situato in via Petrucci numero 8 ed individuato al nuovo catasto europeo urbano al foglio 67 mappare 685 su mappare 727 ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 34 del 92 e successive modifiche e integrazioni. Hanno votato tutti? Sì, quindi chiudo questa fase. Allora, presenti 26, votanti no, però Rossi? Favorevole, allora presenti 27, votanti 27, favorevoli 27 all'unanimità. Ora siamo all'ultima parte del nostro consiglio pomeridiano, la fase delle mozioni. Mozioni, ordini del giorno, mozione presentata dal consiglio. Sì. Ah, allora mettiamo a verbale. No, no, non avevate detto prima? Non ho sentito allora. No, non avevo detto niente. Ah, no, no, va bene. Ok. Allora mettiamo a verbale. Scusate. Allora, dicevo che abbiamo la discussione della mozione dal titolo Utilizzo pubblico del fossato di Rocca Costanza. E, sindaco, sta parlando con chi deve presentare l'ordine del giorno, altrimenti, visto che... è stato proprio dall'asta a presentarlo, prego, può presentare l'ordine del giorno. Prego. Grazie Presidente. No, la mia non è, cioè non è che ho voluto scoprire l'acqua calda, penso che questa proposta sia già stata fatta in passato da alcuni consiglieri o di maggioranza o di opposizione, e solo perché io abito comunque anche in quella zona, quindi conosco bene diciamo i frequentatori di questo luogo, che attualmente sono solo alcuni proprietari di cani e basta. No, sarebbe bello per diciamo adibire o chiedere, diciamo cercare di avere il permesso dal demanio pubblico di fare un giardino, ma un giardino semplice, c'è cioè un prato nella sostanza che in questa parte di città non c'è, se non quello, diciamo dalla palla di pomodoro verso la carambola e la parte della ferrovia che va fino a Loreto, non c'è un posto dove i bambini possono andare. Quindi secondo me, siccome diciamo la Rocca è anche suggestiva come luogo, attualmente è frequentato solo da qualche extracomunitario che sta lì nelle panchine, ma che non dà nessun fastidio, però voglio dire non è che è frequentata da pesaresi, sarebbe bello poter aprire l'ingresso ai cittadini mettendola un minimo in sicurezza con due balaustre, insomma un minimo anche di illuminazione se si riesce, se no si lascia così, visto anche
che poi attualmente penso che l'erba la tagliamo noi del comune o a Marche Multiservizi, quindi la gestione ce l'abbiamo già, si tratterebbe solo di avere il permesso, ecco. Chiedo a Sindaco Giunta, come da mozione, di valutare tale proposta e se riescono anche a ottenere i permessi. Grazie. Vedo iscritto a parlare il Sindaco Ricci, prego. Sì, una mozione che condivido e credo che la maggioranza voterà favorevolmente, almeno così abbiamo deciso nella riunione dove erano presenti diversi consiglieri, perché c'è un problema oggettivo, che non c'è uno spazio per verde per far giocare i bambini in centro. Secondo me, lo dicevo prima dall'asta, prima di iniziare, lo spazio ottimale sarebbe stato quello di fianco al carcere minorile, dove invece sono stati fatti questi campetti che ancora non abbiamo avuto in uso. Siamo in trattativa con il privato che deve finire le opere di urbanizzazione e poi ce li cederà. Sicuramente nel momento in cui ce li cederà è uno spazio utile per il centro, ce li sta chiedendo già la parrocchia lì vicino per portarci i bambini, diversi gruppi del centro, però non è un giardino, non è un giardino. Il giardino più utilizzato dalle famiglie del centro è il Parco Mularoni, che però è verso il porto già, no? E quindi non c'è uno spazio di quel tipo. In questi giorni abbiamo ragionato anche sul giardino della biblioteca, che è un altro posto al quale va data una destinazione, perché quello si chiamava il buco, una volta c'era un motivo per cui si chiamava il buco, e il rischio è che ridiventi un luogo, diciamo, non proprio il massimo, ecco, che rischia di nuovo il degrado. Però lì stiamo ragionando, questi sono tutti temi che discuteremo negli stati generali del centro storico, e poi dopo, quando verremo in consiglio, poi prenderemo le decisioni effettive. E lì forse è bene pensare a quel giardino come un luogo, diciamo, per la biblioteca all'aperto, quindi un luogo anche per la lettura, per lo studio. Magari lì potrebbe esserci utile anche uno spazio gastronomico, un punto di ristoro come c'è internamente anche esternamente, al quale dare da gestire il giardino. Però forse lì è più indicato metterlo a servizio della biblioteca piuttosto che dei bambini. Quindi uno spazio per i bambini manca. Abbiamo ragionato in questi giorni, visto che abbiamo fatto i lavori Piazzale Falcone Borsellino, dove è stata sistemata in marciapiede, fatta la ciclabile vicino al Monumento della Resistenza. Anche in quel fossato dove è stato individuato lo sgambatoio poteva essere adatto, però secondo me lì è lontano dalle case di chi abita in centro. Cioè, allora a quel punto vai al Parco Miralfiore o vai al Parco Mularoni. Quindi la proposta che fa dall'asta è da valutare bene. Ovviamente siamo dentro un fossato, come sappiamo non è di nostra proprietà, qualche consigliere che conosce bene sa che ci sono dei pro e dei contro ad utilizzarlo anche in quella maniera, perché è il posto più basso della città, però sicuramente è una cosa da valutare, sia nel rapporto con il demanio, nell'utilizzo complessivo della rocca, sia rispetto all'esigenza di trovare uno spazio per le famiglie con i bambini verde, pubblico, nel centro storico, che non c'è, e quindi sicuramente quella può essere un'ipotesi da valutare. Se sarà una cosa fattibile la portiamo avanti, se non sarà fattibile ne cerchiamo un'altra. Però mi pare che la mozione proposta sia una mozione molto costruttiva e che, insomma, per la quale io esprimo un parere favorevole. Prego Barbanti, ho visto che si è prenotato. Allora, no, sindaco, fuori il microfono. Io, spengo io. Prego. Per dire che il problema c'è. L'altro tema, l'altro spazio che avevamo valutato è quello di fianco al conservatorio, dove abbiamo fatto il bando per l'assegnazione che è in corso. Fra l'altro mi dice Enzo che ci sono molti cortile di Palazzo Ricci, molte richieste di gente che lo vuole andare a vedere. Quello è quello che ho detto prima. Che però secondo me è lontano dal centro, la gente secondo me non ci vanno. Quello sarebbe il più semplice. Palazzo Ricci è un altro che ci è venuto in mente, però lì adesso noi abbiamo fatto un bando per dare in gestione il locale, e lo daremo a chi propone una gestione
diciamo, la gestione migliore che ci convince di più del giardino. Però quello spazio è di fianco al conservatorio e siccome Palazzo Ricci è un edificio che dovrebbe essere, diciamo, di sviluppo del conservatorio, se tu ci metti lì lo spazio per i bambini dipende che cosa fai, potresti togliere tutta l'opportunità della musica. Quindi il tema c'è, si tratta di individuare l'area migliore, insomma a maggior ragione il tema del fossato va valutato positivamente. Dov'è? Rocca Costanza non è nostro ed è molto basso, quindi c'è problemi di è spesso bagnato, sono problemi di allagamento, non è proprio il massimo per una serie di motivi, però bisogna fare degli approfondimenti. Barbanti, ora. Sì, quando si parla della Rocca non posso tacere ovviamente, perché penso di aver dato buona parte delle mie energie istituzionali. Rocca Barbanti. Non ho avuto la possibilità nei confronti della Rocca. Io, a dire la verità, mi innamorai della Rocca durante un viaggio che feci in Francia, perché capitai a Bourges, da non confondere con Bruges, che è in Belgio, e vidi questa illuminazione della città che era una cosa strepitosa. Cioè, del resto bisogna dire che in Francia la Ville Lumière è una tradizione che probabilmente non ha uguali nel mondo. E dedicai tutte le mie forze quella volta appunto per cercare di far risorgere, insomma, quelli che erano dei ruderi o quasi di una Rocca dimenticata, perché dall'89, quando si è aperto il nuovo carcere, la Rocca era rimasta abbandonata e giaceva lì al buio, silente, ed era proprio un'immagine della decadenza della nostra città. Quindi mi sono impegnato tantissimo per riuscire a illuminarla, avrei voluto fare tante altre cose. Siamo riusciti per il momento a illuminarla, a ridarle un po' di vita, perché parecchie iniziative venivano fatte all'interno. Ma io durante quel viaggio che vi dicevo mi ero innamorato anche di un'altra cosa. Andando ad Angers, una città in Francia nella quale andavo a vedere gli arazzi, c'erano gli arazzi dell'Apocalisse che sono di una bellezza sconvolgente, nella Valle della Rosa, esatto. Ad Angers, andando in questo castello, è un castello che assomiglia abbastanza alla nostra Rocca Costanza, insomma, nel senso che i torrioni cilindrici, ne ha 17, insomma, è diverso, anche me fa, è a forma di pentagono, è un'altra cosa. Però insomma, grosso modo, era fatto in maniera tale che anche la parte del fossato era come la nostra. Cioè si entrava da un punto elevatoio, solo che affacciandosi al punto elevatoio, al di sotto nel fossato si vedevano dei giardini alla francese da restare innamorati sul momento. Cioè, io ho pensato immediatamente, pensate voi se noi riuscissimo, e lo dico all'assessore Vimini, a creare in qualche modo dei giardini alla italiana in quel parco, che è enorme, quindi l'idea di Giovanni Dall'Aste è buona, è ottima, io mi piace molto quando la minoranza fa queste proposte creative, non dice le solite banalità che purtroppo altri professionisti della banalità adesso senti continuano a tirar fuori. Queste sono idee buone, veramente, cioè sono idee che vanno seguite, perché io sono convinto che uno spazio del genere da dedicare ai bambini sia un'ottima cosa e che venga gradita, che sia anche un'esigenza sentita. Tra le altre cose dovrebbero smettere anche molte volte purtroppo quelle persone che vanno all'interno del parco con i cani, accompagnando i cani e molte volte lasciando sporcare, lordare in una maniera proprio indegna quello che è questo bellissimo prato che noi ci siamo in qualche modo obbligati a tagliare tutti gli anni, anche se, e questo vorrei che fosse chiaro, la proprietà non è la nostra, noi dobbiamo fare i conti con l'oste, cioè l'oste è un oste che molte volte si è dimostrato abbastanza antipatico, è stato difficile anche colloquiare molte volte con il demanio, ve l'assicuro, perché loro nella testa hanno soltanto i soldi da incassare ogni volta che si entra all'interno della Rocca, quindi se noi entriamo nel giardino dovremo fare in maniera tale di capire come riuscire a pagare e a far fronte. Bene, io concludo dicendo che la Rocca, insomma, è entrata nel mio cuore anche perché fa un po' parte di quello che era il sistema difensivo che era stato, diciamo così, ideato, insomma, da Alessandro Sforza, che praticamente vedeva nord Gradara, poi vedeva la Villa Imperiale, poi aveva costruito delle torri lungo il Foglia che non ci sono più, un altro rapporto, erano tutti i sistemi difensivi, ma non c'era la difesa dalla parte sud, e la parte sud fu appunto creato questa Rocca Costanza proprio per impedire l'arrivo dei nemici dalla parte sud, perché per il resto era completamente coperta. Quindi ha una storia che è davvero meravigliosa, insomma, quindi se in qualche modo riusciamo a qualificarla meglio, io resto sempre dell'idea che indubbiamente questa è una cosa fatta bene, per cui
sono dell'idea che il voto positivo debba essere forse di tutti, io mi auguro che sia così, però insomma torno a dire che se ci fosse anche delle idee che in qualche modo dessero davvero una qualificazione importante alla nostra Rocca, perché voi pensate cosa sarebbe se camminando nel percorso pedonale che c'è tutto intorno alla Rocca, al quale ho contribuito non poco, si potesse vedere al di sotto un giardino all'italiana, sarebbe un richiamo veramente importantissimo e valorizzerebbe tantissimo la Rocca, così come l'idea di fare un parco per i bambini, penso che sia una cosa davvero buona. Grazie. Sì, sì, no, c'è qui adesso una questione. Potete, assessore, potete sentarvi fuori dal Consiglio? Grazie. No, sembra. Allora, non vedo altri interventi, quindi passiamo alla fase quindi di dichiarazioni di voto e poi andiamo alla votazione. Se non ci sono dichiarazioni di voto, poniamo in votazione la mozione che ha per titolo l'utilizzo pubblico del fossato di Rocca Costanza e che ha come primo firmatario, unico firmatario, Giovanni Dall'Asta. Hanno votato tutti i consiglieri che sono presenti in aula? Sì? Quindi posso chiudere questa fase, l'esposizione dei risultati, 27 presenti, 27 votanti, 27 favorevoli, quindi la mozione è approvata all'unanimità. Ringrazio tutti i consiglieri, siamo stati anche bravi, veloci in questo consiglio. Volevo comunicare che i prossimi consigli, ci sarà sicuramente un consiglio a maggio, ma vista anche la consultazione elettorale regionale, chiediamo che non andremo oltre al 18 di maggio, poi riprenderemo i lavori con il mese di giugno, cioè no, non faremo il consiglio la settimana prima delle votazioni. Bene, grazie.